Questa domanda io la intendo circoscritta chiaramente al campo diciamo della musica e o del doppiaggio, della registrazione per le musiche in applicazioni multimediali, quindi per il web, per i video o per il cinema. Una voce si registra logicamente con un'interfaccia audio, con un computer ormai al giorno d'oggi e con un microfono. Questi tre oggetti devono essere collegati tra loro e devono naturalmente fornirvi il massimo delle prestazioni rispetto alle vostre esigenze. Non tutti i microfoni sono adatti a registrare una voce. Esistono microfoni di vario tipo, esistono microfoni dinamici, microfoni a condensatore. Senza addentrarsi troppo nelle faccende tecniche, la cosa più importante è comprendere cosa fa in realtà un microfono, perché un microfono è semplicemente un trasduttore. Detto in parole molto semplici, è un oggetto che trasforma il movimento dell'aria in energia elettrica. È esattamente l'opposto di quello che fanno i vostri monitor e le vostre cuffie, le quali trasformano l'energia elettrica nuovamente in movimento dell'aria, quindi in musica o in suono che voi potete ascoltare. La scelta di un microfono non deve essere fatta semplicemente osservando e guardando i tutorial su YouTube, perché questo non è sufficiente, perché ogni applicazione ha necessità di un tipo di microfono specifico, ha necessità di un tipo di trattamento acustico dell'ambiente in cui viene registrata quella voce. Quindi il mio consiglio è quello di non fidarsi mai di quello che viene detto, che 9 volte su 10 corrisponde a verità, ma è una verità estremamente circoscritta a circostanze che non è detto siano le stesse che voi vi trovate ad affrontare. Quindi tanta informazione, cercare di capire bene come funziona un microfono, cercare di capire bene quali sono le caratteristiche di ogni singolo microfono e possibilmente, con un po' anche di conoscenza della materia, cercare di comprendere qual è il microfono migliore che risponde, cioè maggiormente, alle vostre esigenze. Dopodiché si rientra nel campo del mondo digitale, dove l'interfaccia audio prende il segnale del microfono, lo trasferisce al computer. In questo devo dire che oggi siamo tutti estremamente facilitati perché i sistemi sono tendenzialmente plug and play, quindi sono sistemi che si collegano al computer e forniscono un'interfaccia generalmente estremamente intuitiva e facile da usare. Ciao da Andrea, ci vediamo al prossimo video.